Ole, ciao, ciao, ciao. Stiamo aspettando Elisa che adesso si collegherà e oggi io come al solito ho il telefono attaccato alla presa della luce perché, oh porca miseria, come al solito non è carico abbastanza. Oggi parleremo con Elisa, mentre poi, eccola qua, Elisa, eccoti qua, ok. Scrivimi che così ti invito. Scrivimi un messaggio qua. Parleremo di scelta vegana, chiaramente, ma soprattutto, eccola qua, ok? Di una figlia atleta e quindi è una cosa molto. Eccoci! Ciao! Ciao Ale! Ciao! Ciao! Eccoci. Bene, connessione ottima, ti vedo bene. Sì, dai, ho il wifi attaccato, me l'hanno messo stamattina. Bene, bene. Almeno stando a casa possiamo. Esatto. Riusciamo a Esatto. fare anche queste cose. Infatti. Allora, saluto le persone che ci stanno ascoltando. Stavo Saluto dicendo che anch'io. noi parleremo della tua esperienza, in particolare per quello che riguarda anche un argomento che interessa tanto. Tu hai una figlia che è vegana ed è un'atleta. Esattamente. Ecco, vuoi appunto raccontare un pochettino? Perché tante volte la gente è spaventata di fronte a questa cosa qua. I Sì. figli vegani e soprattutto, anch'io sono personal trainer, ma nell'età dello sviluppo, eccetera, eccetera, fare sport a determinati livelli. Ecco. Certo. Beh, partiamo dal fatto che io sono praticamente stata sempre vegana perché arrivo da una famiglia di nonni, soprattutto animalisti. Mio nonno, tra l'altro, era di Buenos Aires, quindi argentino, non ha mai mangiato asado nella sua vita. Io non so neanche che come sia fatto. Quindi tu, nel senso, non hai mai mangiato la carne? Esattamente, Pazzesco. Cioè, per me è esattamente. assurdo perché io l'ho mangiata. Esatto. Cavolo. E mi è capitato per sbaglio una volta a un Sì? matrimonio di mangiare qualcosa con della carne dentro e sono stata malissimo, sono stata male 4 giorni, mi sembrava di essere intossicata, però vabbè. Quindi È molto ecco, importante tutto. questa cosa, perché cioè se uno ha a che fare con un alimento che va bene per lui, anche se non l'ha mai mangiato nella sua vita, ricordiamo appunto che Elisa non ha mai mangiato la carne nella sua vita. Le è capitato di mangiarla per sbaglio a un matrimonio, è stata male. Cioè, da Esatto. qua ci si rende conto che non va bene. Esattamente, perché cioè il mio corpo l'ha rigettata quasi proprio come una tossina. E ricorderò l'episodio per tutta la vita e vabbè. Quindi ecco, passando proprio dal mio passato dove mi è stato insegnato a mangiare. Altre cose, tante altre cose che non erano la carne, per una scelta principalmente etica, perché i miei nonni appunto erano animalisti e non avevano troppo amore per gli animali, per poter scegliere di mangiarli. Ma a prescindere da quello, poi crescendo, capita anche di essere incuriositi, capita comunque di Certo. trovarsi anche in occasioni dove anche gli altri ti dicono la domanda classica: ma come, non hai mai mangiato la carne? Ma come fai? Ma cioè, io non ho mai sentito un'esigenza particolare, nonostante io ami cucinare, amo la cucina. Abbiamo una dieta in Italia, dieta intesa come stile proprio Sì, di regime cultura. alimentare, possibilità di Esattamente, scelta. esattamente, cioè variegata. Abbiamo prodotti ottimi nei quali si può tranquillamente spaziare. Crescendo, appunto, mi sono comunque informata perché è giusto anche pensare, ma cosa sto mangiando delle cose e scelgo di non mangiarne delle altre. Questo mi fa bene, questo mi fa male, mi sento bene, mi sento male. Tra l'altro, io soffro di emicrania da tantissimi anni e la prima cosa che tutti i neurologi che mi hanno visto è stata: cosa mangi? E
E il consumo di carne, insaccati, formaggi, legato al mio problema è veramente deleterio. Mi hanno detto evita tutto ciò che potresti mangiare, ma io tu, guarda, queste cose non le mangio. Quindi già da quello probabilmente io potrei stare anche mo molto peggio di quello che posso stare, ma Certo. per una questione anche legata alla mia genetica, non Sì. c'entra l'alimentazione. Quindi quando poi sono rimasta incinta, paranoie tantissime all'inizio perché comunque non sai cosa fare, cosa non fare. Purtroppo le persone non si mettono mai in discussione o tendono semplicemente a giudicarti come madre disgraziata perché non fai mangiare tua figlia la carne. E invece in realtà non è così. Io ho sempre, appunto, essendomi documentata nel tempo, negli anni, con medici, leggendo studi, cercando di capire che cosa contenesse la carne, anche per ponendomi il problema, ma potrei anche provare un giorno a mangiarla, mi è passata proprio la voglia totalmente. Stessa Sì, certo, cosa, non è che sei partita, ti sei fatta le tue domande, ma anche perché giustamente. tu hai avuto proprio nel senso, una partenza completamente differente da tutti noi. Cioè, nel senso, a te la carne non è stata messa nel piatto. Quindi, Esattamente. giustamente, poi nel corso della vita ti sono venute le tue curiosità, anche se Come comunque. giusto, certo, no, ma Esatto. come giusto, anche il capire che cosa si può fare comunque per migliorare uno stile di vita che dal mio punto di vista è già salutare, togliendo delle cose, aggiungendone delle altre, come effettuare l'integrazione soprattutto di alcune magari vitamine rispetto ad altre, a prescindere dalla dieta vegana, secondo me lo dovrebbero fare tutti. Perché tutti, anche chi mangia carne, può avere carenze di vitamine a prescindere. Cioè, io conosco persone che mangiano carne e sono carenti di ferro, Eh beh, sì. che sembra quasi una cosa impossibile, ma in realtà è così. Quindi, appunto, mi sono rivolta a una nutrizionista in gravidanza. E facendo già io un'integrazione di B12, soprattutto che è quella principale, sappiamo per chi Certo. effettua questo tipo di dieta, mi ha detto continuala E vorrei spiegare assolutamente. anche, fare una piccola parentesi, che Sì. allora. Gli onnivori, anche loro, nel senso, sono addizionati di B12. Allora, la B12 uno la mangerebbe naturalmente se raccogliesse gli ortaggi e la frutta e poi li mangiasse senza lavarli, perché sono appunto contenuti nella terra, cosa che sappiamo come siamo messi adesso. Di Non si può fare. conseguenza, anche chi mangia la carne, che deriva da animali erbivori, dal momento che questi arrivano da allevamenti intensivi, questi non Esatto. hanno possibilità di avere a che Di fare con la terra. assimilare, certamente, di Esatto. assimilare di E quindi conseguenza la B12. già loro, se questi animali che gli onnivori mangiano, gli viene data a livello di medicinale, hanno integrazione di B12 le mucche stesse. Quindi non facciamo niente di diverso dagli onnivori, nel senso che a Assolutamente. loro vengono integrate le mucche, noi ci integriamo direttamente noi. Da soli, certo. Poi, come tutte le cose, cioè la parte della salute, ognuno la vive, secondo me, in maniera indipendente. Per quel che mi riguarda, io ho sempre avuto comunque cercato di avere cura del mio corpo, della mia salute, a prescindere dalla dieta. Certo, anch'io. Perché uno dice, vabbè, sto bene, finché sto bene, però No, è non si sa mai. Fare esatto. gli esami, la prevenzione su qualsiasi cosa per me è fondamentale. Sì. Questa è una cosa che tengo a precisare, a prescindere appunto dalla dieta, perché anche l'esame del sangue in più può essere utile per trovare cose che magari quando le trovi è È anche troppo tardi. tardi. Esatto. Esatto. Quindi appunto la B12 come integrazione a prescindere, perché anche lì ci sono onnivori che hanno carenza di B12 perché l'allevamento intensivo dove l'animale comunque viene gestito sotto stress, in condizioni spesso e volentieri ne vediamo tutti i giorni anche poco salutari. Non porta ad avere quelli che dovrebbero essere gli apporti corretti anche nella somministrazione della carne.
Quando poi è nata la bambina è stato il disastro totale da un punto di vista pratico perché i nonni paterni, carnivori veramente a livelli ossessivi, Figurati. mi hanno crocifissa. Certo. Quindi ho detto no, Alta io di assolutamente. cendolino, che alle pecore vanno somministrati ormoni per modificare il loro ciclo riproduttivo, così poi nascono gli agnelli proprio a febbraio. Sì, è una delle pratiche che vengono Sì, sì, fatte. sì, quelle più, assolutamente le più conosciute, perché poi basta leggere, non serve essere vegani o vegetariani per vedere queste cose. Tante volte si pensa che siano frutto della nostra immaginazione, in realtà è tutto documentato. Cioè io anche a chi mangia carne, io ho amici che mangiano carne, ognuno è libero di fare le sue scelte, ci mancherebbe. Io sono una persona molto disponibile anche al confronto, dico sempre: i prodotti che mangi, per quanto ti possano piacere, sei sicuro che siano prodotti di qualità? Perché anche nella scelta vegana io cerco sempre di scegliere quello che mangio, la verdura presa in un posto piuttosto che in un altro, Concordo. la frutta, cioè la frutta Cioè, di se uno mangia stagione. vegano, tutta roba confezionata, tutte robe così, è comunque cibo spazzatura, eh. È ovvio, è ovvio. Ecco. Si può fare perché tutto si può fare nella Ma vita. Si può certo. trovare il contadino che ti riesce a dare il prodotto più controllato, anche ammaccato, perché abbiamo questa visione del cibo che deve essere per forza e obbligatoriamente bello. In Invece no. realtà no, non è così, Esatto. non è così. Il troppo bello, la perfezione in natura esiste fino a un certo punto, ma la mela totalmente senza un'ammaccatura deve avere qualcosa che è fatta per quello, non è disegnata, ma Esatto. basta solo una folata di vento, la mela che cade, prende una botticina, passa il vermicello, la stessa cosa per la verdura. Quindi questo è fondamentale per me anche dire che chi vuole fare anche una scelta o avvicinarsi a una scelta vegana o vegetariana, perché poi insomma anche i due passaggi sono sempre molto discussi, discutibili, però almeno togliere quella che è il consumo della carne, soprattutto gli insaccati, cioè secondo me gli insaccati sono veramente la parte peggiore, peggiore in assoluto, perché io sono stata in Sud America ha tantissimo consumo di carne. E ho mangiato molto poco perché poi quando si va fuori casa negli ultimi anni, per fortuna, è tutto diverso. Si trovano tantissimi locali, ristoranti che si sono anche adattati a fornire menù vegetariani, perché ti dicono: ma vai fuori e non trovi niente. Non è così. Cioè, devi avere un po' più di accortezza, magari nel cercare, ma è come andare in un ristorante qualsiasi, scegli di andare dove mangi bene, a Ma prescindere. Non certo. solo dove c'è il menù vegetariano o No, vegano in questo caso. certo. E E quindi quando niente. sei rimasta E appunto se quindi una volta nata la bambina, io la prima cosa che ho fatto è stata quella di affidarmi a una persona esperta perché mi dia degli input corretti. Perché il problema per il bambino non è la dieta vegana, è la disinformazione, è la non pianificazione della dieta, della parte alimentare. Sono stata dal professor Pinelli, Sì, ok. che è un pediatra, lui tra l'altro lavora a Verona, anche lui è toscano ma lavora a Verona, e lui mi ha dato tantissime indicazioni su cosa mangiare io, cosa non mangiare, cosa farmi, perché il problema di mia figlia inizialmente è stato che lei rifiutava un po' lo svezzamento. Io ho allattato lei fino a 3 anni e mezzo, per me è stata una fortuna perché poi comunque siamo arrivati a un punto in cui ormai sì, oggettivamente era una cosa, un plus, non era più una Sì. questione di nutrimento. A 3 anni e mezzo dovresti mangiare la pasta, ormai non mangi più non bevi più il latte, però vabbè, in quel caso siamo andate avanti. Ma i primi mesi mi avevano detto: ah, Adesso ti tre. rispondo, c'è un Sì, commento, dopo vai, vai. rispondo.
Sì, vai, 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 continua. E nel momento in cui metto a 3 mesi comincio a svezzarla, no? Ho detto aspettiamo, ecco, su questo io ho aspettato perché volevo capire bene cosa puoi introdurre con lo svezzamento. Certo. Grazie appunto al professor Pinelli che mi ha dato un semplice piano alimentare, niente cose totalmente strane, ok? Sia per quel che mi riguardava e quel che riguardava la bambina, ho iniziato a introdurre tutta una serie di alimenti che mia figlia tuttora mangia. Le verdure, ovviamente la frutta e i legumi. I legumi a volontà, sceglievo ovviamente una cosa piuttosto un'altra, anche perché nella fase dello svezzamento si cerca anche di capire i gusti del bambino, non è detto che Certo. tutto venga accettato, come a noi non è detto che ci piaccia tutto quanto. Però poi siamo andate tranquillamente, facevamo gli esami, facevamo l'integrazione. Mia figlia adesso ha 12 anni, ha gli esami perfetti, non ha nessun tipo di carenza e si allena 8 ore al giorno. Adesso è in fase di allenamento un po' più soft, ne fa 5-6 perché si allena a casa. Però lei si Aspetta allena che e... prima di Sì? che tu vada su questo argomento rispondo, credete che i cavalli siano mezzi di trasporto e di lavoro o anche loro sono degni d'amore e libertà? E continua dicendo, io chiuderei tutti i maneggi per schiavismo. Allora, io rispondo che secondo me i cavalli devono essere non montati, cioè è un'idea umana che bisogna andare in groppa al cavallo, anche perché Certo. io ho avuto modo di conoscere ex addestratori di cavalli, che poi sono diventati vegani, eccetera, e la doma dolce non esiste. Cioè, il cavallo lo devi picchiare. Cioè, l'unico, secondo me, modalità che forse gli indiani d'America ci potevano arrivare è che il cavallo prende talmente fiducia che ti fa salire in groppa. Solo quello può essere. Per il Certo, sì. resto è una cosa che non va bene. E sì, sarebbe bello chiudere tutti i maneggi, però io dico anche che, secondo me, con tutto quello che capita agli animali, cioè, quello è un problema che si vedrà in un secondo tempo, purtroppo. Su questo magari ecco, l'unica cosa forse che potrebbe essere vista come cosa positiva, fatta sempre con dei criteri magari di attenzione e amore per me, perché il cavallo, tra l'altro, è proprio l'animale che cioè, in assoluto non mi verrebbe mai proprio in mente di fare nient'altro che non le coccole, e magari la pet therapy. Potrebbero essere utili, ma in una gestione assolutamente propositiva e non certo di schiavismo. Anche il cavallo a un certo punto si stuferà anche di E poi il fare cavallo, determinate sono cose. animali che si spaventano di tutto. Cioè, sono Certo. animali estremamente schivi. Le capre non si spaventano, i cavalli sì. Cioè, hanno paura di tutto, Sì, veramente. nonostante, esatto, si pensa, ma il fatto del topolino che spaventa il cavallo non è Esatto. una diceria, è la realtà dei fatti. Per quanto loro siano comunque imponenti o abbiano una struttura fisica importante, non sono io, avendo sempre avuto contatti con animali di ogni genere. Davvero il cavallo lo trovo anche molto sensibile come animale, molto sensibile e soprattutto molto sofferente lo stress Sì, spaventano di rispetto tutto, sono proprio. a tanti altri che per carità le caprette se ti avvicini o le pecore, bene o male, sì, sono interattive. Il cavallo, prima di darti confidenza, anche se abituato all'umano, è sempre un Sì, attimino decisamente. sulle sue, quindi assolutamente anch'io d'accordo. Anche gli asini li usano tuttora come mezzi di Sì. trasporto. Purtroppo anche questo sì, come la Grecia, la Sicilia. Beh, insomma, io che ho vissuto a Roma, tornando sulla parte dei cavalli, quella che per me era la cosa indicibile e improponibile era proprio l'utilizzo di questi poveri animali per farli girare sotto il sole cocente di agosto dai turisti, pagando anche tra l'altro tanti soldi perché non è che si fanno pagare il giretto per Roma Sì. 10 euro, quindi parliamo di 50-70 euro, cavalli stremati, Che cioè, poi i turisti cose. purtroppo in giro per il mondo tengono in vita delle pratiche allucinanti, anche la corrida, cioè il grosso arriva dai turisti.
Lo so. Beh, oddio, la corsa dei tori di Pamplona, io l'ho vista, sono stata in Spagna tante volte Immagino. è una di quelle, poi tra l'altro è una festa, per loro adesso negli ultimi anni, per fortuna con tutto il movimento animalista, qualcosina è Si sta cambiato, però. muovendo. Sì, qualcosina esatto si sta muovendo, però oggettivamente la trovo anche una pratica veramente folle, perché a prescindere dalla festa in sé, che è la festa appunto di San Fermin, che io Sì. conosco bene, che può essere un momento carino, divertente, cioè correre con dei È tori una è di cosa una pazzesca. pericolosità assurda, È cioè una non... cosa è pazzesca. come prendere la macchina e decido di andarmi a schiantare contro Cioè, un muro. la gente non ha idea. Cioè, io che ho visto crescere due vitelli, ma già a 3 mesi se ti danno una testata, ti fanno fare un volo. Sì, ma assolutamente, che sono C'hanno animali una comunque, testa che anche per è il di peso. marmo. Cioè, è. In Spagna usano anche i cavalli nelle corride, quei cani che li fanno correre in arena e poi li... Ah, vabbè, non parliamo... Allora, la Spagna, purtroppo, a mio grosso dispiacere, è un paese che io amo tanto, però ha veramente delle regole in alcune cose, Sì, ha delle decisamente... tradizioni allucinanti. Decisamente pesanti. Io sono stata anche come le Perreras. Sì. Purtroppo le Perreras sono piene di cani e vige la regola che dopo un tot il cane non viene, si sa, è brutto da Però dire. io volevo Tanti anche non lo. sottolineare che in questi paesi, anche appunto in Spagna, cioè ci sono degli attivisti veramente con le palle. Cioè io ho visto delle azioni nei paesi dove ci sono ancora le tradizioni che secondo noi sono più barbare, che poi anche noi abbiamo Sì. la mattanza dei tonni, cioè abbiamo delle cose che facciamo schifo da morire, o Assolutamente. anche in Cina che mangiano i cani. Di contro ci sono degli attivisti che hanno le palle quadrate. Cioè, fanno delle cose, io ho visto gente introdursi nelle arene in Spagna, attivisti cinesi sdraiarsi sotto le ruote dei camion, cioè, Sì, quindi. no, ma assolutamente, ma per fortuna, io ci sono paesi in cui anche possibile, ma soprattutto è quasi obbligatorio perché le pratiche sono veramente al limite della decenza. Barbara è usato proprio un termine condivisibilissimo, ma soprattutto non hanno proprio non hanno un senso di alcun genere. Io ho avuto un contatto con una ragazza di Milano l'anno scorso perché ho un'amica che ha adottato due galgos. E cani che arrivavano da una realtà di sfruttamento per la caccia e buttati poi dentro una Perreras perché non rendevano più Non di rendevano, tanto. sì. Cose Quindi, ma cani giovani, cani di 3 anni, 3, 2, 3 anni, non parliamo pazzesche. di cani di 16 anni. Dici, vabbè, un cagnolino a 16 anni ha fatto la sua vita, non sarà arzillo come quello di 2 anni. E queste ragazze hanno aperto questa struttura dove appunto raccattano questi cani che trovi veramente, vai in certi posti, non magari non nelle città grandi, non nelle città turistiche, basta cambiare un po' zone, soprattutto al nord della Spagna. I cani li trovi veramente per strada, tanto quanto li puoi trovare giù al sud. Sì, certo. Sì. E cani di razza, cani assolutamente di razza. E se non i cacciatori o comunque i proprietari stessi li portano in questi posti per Alle amore. abbandonandoli, dicendo non lo voglio più, basta, tienitelo, facci quello che vuoi. E Sì. spesso delle volte questi animali poi vengono uccisi perché non ce Certo. ne sono comunque troppi. Certo. Stavo leggendo prima un commento. Però poi volevo tornare al discorso di tua Sì. figlia. Non trovate che usare l'espressione animale per Sì. offendere sia schifoso e specifico? Eh sì, perché offendi l'animale. Ma poi soprattutto le Detto. persone che usano il termine animale, cioè noi cosa apparteniamo? Ai minerali, alle piante? Noi siamo animali. Esatto. Apparteniamo alla categoria degli animali anche noi. Ma basti pensare, insomma, deriviamo dalle scimmie, non è Cioè, una. No, siamo non è una. Il primo. scientificamente
I Siamo animali, primati, animale, esatto. animale, umano, animale, cioè, siamo Sì, animali. ovviamente, ovviamente. Poi è ovvio che tante volte si dice la parola animale, tante volte senza, si dice la parola animale in maniera offensiva per, come proprio vezzeggiativo. In realtà, se mi dovessero dire animale, io non mi sentirei offesa Guarda, io oggettivamente. lo uso come, cioè, lo uso come epiteto alle persone a cui voglio bene. Inizio a volte i messaggi con ciao animale, ma Ciao ovviamente lo animaletto! sanno. Ecco, Ma io quindi. dico sempre di me stessa che io sono un animaletto selvatico. Torniamo Ma a tua figlia, raccontaci. allora, no, niente, lei conduce una dieta regolata, ovviamente, ma a prescindere, perché comunque l'importante è per chi fa sport, per chi fa molto sport a questi livelli tutto il giorno. Lei poi tra l'altro ha fatto una scelta accademica, quindi si allena tutto il giorno e va a scuola la sera con degli orari Che sport fa? Non abbastanza. mi ricordo se l'avevi detto. Ginnastica ritmica. Ok. È uno sport bruttissimo, bellissimo da tanti punti di vista, bruttissimo perché si allenano più dei calciatori di Serie A. Quindi comunque parliamo di 8 ore al giorno. Cioè, 8 Pazzesco, sì. ore al giorno sono veramente tantissime. E di conseguenza, tra l'altro, dovendogli preparare anche io spesso il pranzo che si porta via, io solitamente faccio così, preparo un piano settimanale, anche per dare comunque un po' di cambio alla dieta, per variare, per non farle mangiare le stesse cose, a partire dalla colazione. La colazione fatta con che sia tè, che sia latte di soia, latte di riso, questo latte poi che non è proprio un latte, sono bevande, a partire da tante cose che faccio io, che possono essere torte, possono essere biscotti, ad alcuni prodotti che trovo tranquillamente al supermercato. E poi tutta la mia figlia non ha mai avuto problemi a mangiare tanti legumi, e questo in parte è una fortuna perché comunque diciamo che in base sono quelli che apportano tutte quelle che sono le proteine vegetali in questo caso, ma anche dalle verdure. Verdure di qualsiasi tipo, dico sempre mia figlia è un pozzo senza fondo perché mangia tantissimo, è molto magra, ma è una costituzione come la mia, del resto, Anch'io, ma cioè la gente si spaventa mangia. quando mi vede mangiare. Tanti dicono: ah, ma non le fai, ma cosa? La domanda principale è: non mangiate nulla. Cioè, cosa mangi perché non mangi nulla? In realtà, noi mangiamo anche tanto. E la cosa che mi manca di più in questo momento è andare in uno dei miei ristoranti preferiti. Dove ho portato tantissime persone che mi facevano questa domanda e questa affermazione: ah, non mangiate niente. È un ristorante vegano di Verona, ma come ce ne sono poi tanti in Italia. Lì vado perché conosco i proprietari, sono molto bravi, so che utilizzano prodotti di un certo tipo, sono attenti ad alcune cose e dall'antipasto al dolce, tutte le persone che ho portato a mangiare lì, a prescindere, mi dice: vabbè, cambi, una sera vado a mangiare vegano, non è che devi diventare vegano, sono tutti rimasti contentissimi. Quindi la gente si stupisce del fatto che i vegani mangino i dolci, mangino l'antipasto, mangiano il primo, mangiano il secondo. È ovvio, se parte da un presupposto di: ah, ma la carne è l'unico gusto che mi piace, non mangerai mai nient'altro nella tua vita o non troverai nient'altro di buono, ma in realtà non è così. E tua figlia Se quante volte al giorno mangia? ma lei se di solito dalle 5 alle 6 volte, io tendo a farla mangiare più spesso, magari un pochino di meno, anche perché lavorando tutto il giorno fisicamente è giusto che non si appesantisca neanche Ricordiamo troppo. per chi si è introdotto ora che sua figlia Sì. è un'atleta, ginnastica ritmica, si allena 8 ore al giorno, quindi questi sono i motivi per cui mangia anche così tante volte. Ma ci puoi fare un esempio di una giornata tipo di quello che Beh, mangia? sì, allora, mattina, solitamente a lei piacciono molto i cereali. Quindi quelli con
bevanda di soia, bevanda di riso, avena, quello che c'è, prendo un po' tutto e lei poi insomma a Sceglie. rotazione se sceglie. Certo. E, oppure anche il tè, può essere anche il tè, sempre comunque la colazione per me è la parte fondamentale, ma anche per la sottoscritta. Altrimenti, da un punto di vista proprio di cibo, focacce, ciambelloni, torte alle mele, torte, anche la classica torta margherita senza uova, la si può trovare mai in internet come ricette, ricette anche molto semplici. Magari le faccio la sera prima e la mattina se le mangia. Pranzo, ecco, pranzo dipende, nel senso che a volte le do la pasta. Beh, metà mattinata sempre lei comunque frutto, frutta, perché potrebbe che può essere la banana, può essere un mandarino, dipende dalla stagione, dipende da quello che passa anche un po' il convento. E poi a pranzo o la pasta, tendo a dargliela un pochino di meno perché se no ne mangia tanta, lei ne richiede tanta e poi mi dice che alle 2 c'ha sonno, Eh beh. giustamente. Però ecco, pasta che può essere pasta con verdure, la pasta, anche una semplice pasta al pomodoro, un riso con le verdure. Ecco, lei ama molto il riso e altrimenti anche l'orzo, orzo, farro, sempre comunque parte dei cereali. Sì. Pomodorini, orzo, pomodorini e basilico. Cioè, proprio una cosa così che mi viene in mente anche molto veloce da Sì, fare. certo. O un risottino con zucchine. Le cose che le piacciono un po' di più. E subito, poi il pomeriggio, ecco, fa la merenda. Merenda tendenzialmente le do o ancora la frutta o la frutta secca. Ecco. Fondamentale la frutta secca, che per gli sportivi è un toccasana, Certo. sempre, sempre dosata, perché Testimonio. ovviamente 4 mandorle o 4, 5, non troppe, perché poi non vanno bene, non va bene neanche l'eccesso, però dà quella giusta carica, secondo me, che magari dopo tutta una giornata, alle 3, alle 4 del pomeriggio, ci sa che un pochino siamo stanchi, lei insomma sia stanca. La frutta secca è per me fondamentale. A lei piacciono molto. Io amo tanto anche le prugne, i datteri, queste cose qua, l'uva o le bacche di goji. Adesso ci sono tutte queste, per fortuna, ci sono tutti questi pacchettini monodose anche con dei mix che io compro anche al supermercato, o semplicemente anche le mandorle sgusciate, oppure gli anacardi, le noci potrebbero essere, quindi ecco, fondamentalmente la merenda, oppure degli yogurt ovviamente di soia, e a volte le faccio mangiare anche degli altri, ci mette dentro tipo delle scagliette di cioccolato per renderle un po' più, insomma, più Sì, golose. certo. Sì. E la sera tendenzialmente facciamo la parte un po' dei secondi. Io sono un amante delle minestre, minestroni, creme, queste cose qua tutto l'anno. Quindi qualcosina le do sempre anche di queste cose, anche come il classico consommé. E anche per la verdura, altrimenti possono essere, ecco, magari lì si va a cercare prodotti. Quando ero a Verona, prendevo da questo ristorante spesso il seitan che facevano loro, perché poi c'è anche la questione glutine, da approfondire, che è un pochettino complicata da gestire, da non esagerare anche nel glutine. Però ecco, se ho tempo, magari ci perdo un po' più di tempo, comunque lo faccio. Possono essere straccetti di seitan fatti con funghi piuttosto che con qualche salsa, piuttosto che con qualsiasi altra verdura. Altrimenti tofu alla piastra, altrimenti boh, dipende anche da quello che ho. Torte salate, Anche anche dei quelle ci piatti di piacciono. legumi, immagino. Assolutamente sì, assolutamente. Anche noi siamo delle grandi mangiatrici di piselli fatti proprio
in padella, A me io piacciono tanto metto i ceci, per esempio. creme, e nelle creme io intendevo anche proprio tutta quella pasta e ceci, pasta e Sì, fagioli, che già c'è una aiutano. componente proteica che, oh, Esatto, la che gente prima abbinati. lavorava nei campi e si mangiava la pasta e fagioli, mica si mangiava la carne. No, tra Beh. l'altro la cosa che mi è stata sempre molto consigliata, che ho imparato anch'io, è abbinare il legume al carboidrato. E è la cosa più utile da fare proprio per riuscire a usufruire di tutte le componenti nutritive del legume stesso. Quindi ecco, questa è un po' la sua giornata. Ottimo, la sera, il seitan con le patate spezzatino. Sì. Ecco, il seitan, se è fatto bene, io ho provato tanti prodotti, anche in negozi bio, supermercati bio di vario genere. Cioè, dipende, c'è cioè quello più buono, quello meno buono. Chi riesce a farlo, io ho provato un po' di volte, ma non ho avuto dei grossi risultati, nonostante io sia amante della cucina, e preferivo prenderlo fatto da questo ristorante e mangiarlo una volta a settimana, Ecco, più o bravo. meno, come media, ecco, non di più. Seitan tutti i giorni, no, Ecco. perché la parte del glutine è comunque anche quella da tenere sotto controllo. Bravissima, perché il glutine è veramente, anch'io, pasta in pratica, ma già da prima, non sono una mangiatrice di pasta, preferisco il riso, ma io sono più da secondi. Però la considerazione, cioè, il glutine è colla veramente, eh? Cioè, l'altra volta che ho mangiato la pasta, in pratica avevo finito le scorte, c'avevo la pasta in casa, ho detto, facciamo la pasta. Non ho avuto voglia di lavare i piatti la sera. La mattina sono andata per lavare i piatti, per levare gli avanzi che, cioè, in Sì. pratica solo... Oh, è colla, è colla! È una Ah, cosa pazzesca. Cioè, sì. immaginate nell'intestino, quindi è importante No, ma non è esagerare. quello. Infatti, noi non abbiamo, nessuna delle due ha problemi di intolleranza. Mia figlia ha avuto qualche problemino di intolleranza perché all'inizio dello svezzamento le hanno dato il latte, giusto? Ecco, tengo a dire questa cosa perché per far capire a tanti anche che cose. Le hanno dato il latte, i nonni, sotto il mio non controllo, il latte Di intero. mucca. Dopo 3 giorni, dermatite atopica Io, infinita. uguale, uguale. È Allora, stata una cosa terribile perché non ne venivamo fuori. sì. Io da bambina, i miei non ci sono mai arrivati, mi hanno portato dalla dermatologa, figurati quando ero bambina io, eccetera. Svezzamento, mi sono riempita di roba, da qui fino al sedere. Cioè, e in pratica... E poi alla fine non so come sono riusciti dopo mesi che hanno girato dappertutto a farmi andare via sta roba. Poi io dopo, quando sono diventata vegana, ho detto a mio padre, ma mi è successo quando, durante lo svezzamento, sta roba qua? Sì, incredibile, eh? Sì, no, ma confermo assolutamente perché tanti problemi anche per chi non necessariamente vuole fare la scelta vegana, vegetariana, per chi ha bambini, mamme che hanno bambini con problematiche di dermatite, cioè il latte è deleterio, cioè Deleterio. latte, latticini, cioè veramente una cosa che porta, e noi non, cioè per una cosa presa una volta, probabilmente sempre perché l'organismo non è abituato a determinati cibi, a determinati Che alimenti, non ci fanno che... bene, perché se ci facessero bene, non avrebbe Esatto. reazioni così. Ho visto prima una foto proprio del consumo di latte relativo al fatto che c'erano animali, la mamma animale e il cucciolo di varie specie animali, dalla zebra al leone, all'elefante, che davano il latte. Il contrario, bambini umani che prendevano latte dagli animali, cosa che invece latte della mamma, sì, la natura se ti dà la possibilità, io sono una grande sostenitrice anche del latte non artificiale, tutte possiamo allattare, è un bene anche per il bambino, poi
se non c'è la necessità, non, se proprio non è possibile, ok. Però Allora, tanti, sì. ci sono due domande. La prima, molte persone domandano quale tipo di pasta riso è migliore, tipo integrale, eccetera. Secondo te? Io integrale, sì, assolutamente. Anch'io, anch'io. Io, a parte il gusto, la pasta integrale, allora, sulla questione pasta, anche lì sempre, a chi mi chiede dico che comunque la qualità fa la differenza, come in Aspetta che tutti. c'è un altro che ci sta seguendo, un'altra Sì? persona, che allora, prima cosa chiede se siamo mai state in un allevamento bio e poi dice che su questo sono in disaccordo, ma su cosa? Sulla faccenda della bambina che cresce vegana, che poi tra l'altro tu non eri all'inizio della diretta collegato. Elisa, che stiamo intervistando, lei non ha mai mangiato la carne, l'ha mangiata una volta per sbaglio a un matrimonio, è vegana dalla nascita. Ecco, allora, quindi, Foucault, io sì, sono stata in allevamenti di un certo tipo e quello che contesto è che comunque gli animali alla fine vengono uccisi, è quello il Esatto, discorso. esattamente. E guarda, è la stessa cosa, infatti, che stavo dicendo io prima, io sono stata, ho fatto un commento a una persona che diceva, che ha scritto un post proprio in merito agli agnelli in questo periodo uccisi per la questione della Pasqua. E sono rimasta stupita perché pensavo che questa persona fosse diventata vegana improvvisamente, ho detto magari è rinsavita, ho detto ma dici questa cosa sei diventato vegano? E mi ha risposto no, parlavo del maltrattamento. Un altro amico mi scrive, ah sei proprio stupida, noi non pensiamo, fa anche se la carne è buona, è buonissima e ci piace tanto, non vogliamo il maltrattamento, ma il maltrattamento al fine sempre comunque dell'uccisione, tu Certo, ti è mangi l'animale intrinseco. che in ogni caso viene ucciso perché tu te lo mangi, cioè quindi non ha, è comunque un controsenso. Sul discorso del biologico io aprirei un'altra porta da aprire dove dico io in primis che sono anch'io stata negli allevamenti, perché comunque per arrivare a fare delle scelte anche da grande, io potevo dire: vabbè, io non sono stata abituata a non mangiare la carne. Un giorno no, voglio adesso mangio carne. E allora mi sono documentata, cosa che non è successa. Sono stata negli allevamenti anche per vedere che cosa mangiano le persone onnivore. Cioè, ti passa veramente la voglia. Il bio poi, anche da un punto di vista commerciale, i prodotti Adesso ti biologici sono rispondo, veramente scusate ai minimi. vitelli, adesso ti rispondo, scusa. Sono proprio minimi, minimi. Cioè, il biologico è una questione fatta, secondo me, per attirare commercialmente, per fare dei soldi, perché di bio, cosa c'è di bio? La differenza del bio sta nel quello che mangiano gli animali, forse intendeva dire questa persona più che nel. Ma il fine ultimo, scusami che accendo la luce, è proprio quello di mangiarseli. Esatto, E quello è il quindi discorso. non Allora, noi cambia, non infatti, cambia. lui sta dicendo, lui è un allevatore, questa persona, ci Ah, siamo ok. anche scritti in privato, e in pratica dice che lui, e io conosco delle persone così, pochissime, fa bere il latte al vitello fino allo svezzamento. Infatti ci sono dei posti in cui il vitello viene tenuto un periodo con la madre ogni giorno, di modo che possa bere il latte della madre fino allo svezzamento. Chiaramente è differente rispetto ai posti dove i vitelli vengono messi in quelle cellette allucinanti Certo, che certo, conosciamo e non possono bere il latte della madre. Ma tu certo. mi darai ragione sul fatto che le realtà come le tue ormai sono in minoranza schiacciante. Ma proprio percentuali minime. Ecco, e poi il discorso è che allora, purtroppo poi quei vitelli lì, a parte appunto, come stavamo dicendo l'altro giorno con te, quelli che verranno utilizzati come riproduttori vengono uccisi. Cioè, allora, noi quello che diciamo è che è responsabile di tutto questo di base è chi mangia la carne e il latte, più che chi fa l'allevatore. E io dico il mio punto di vista, perché finché c'è la richiesta. C'è chi fa anche di famiglia determinati lavori, è abituato ad avere a che fare con gli animali. Chissà, fossi nata magari in un contesto del genere, anch'io avrei iniziato a fare un lavoro così. Avrei detto che bello, sto con gli animali tutto il giorno, mi piacciono. Ecco,
Però adesso sappiamo che comunque gli animali alla fine fanno delle fini atroci, nella maggioranza degli allevamenti fanno delle vite orribili, non c'è Certo. bisogno. Io quello che dico, cioè, se vogliamo mantenere il territorio in una certa maniera e la figura del pastore è indispensabile, o anche per tenere il territorio e l'allevatore stesso, che gli diano delle, io, a mio parere, che gli diano delle sovvenzioni per mantenere gli animali vivi, che ci sarebbe Certo. modo di farli riprodurre, che non ci sarebbe neanche il motivo di farne riprodurre così tanti. Così tanti, certo. Ecco. Anche come la stessa cosa, io l'ultimo allevamento dove sono stata era proprio un allevamento di galline. Anche il discorso delle uova, che tanti dicono: ah, ma neanche le uova prodotte in un allevamento dove le galline sono una sopra l'altra e sono con luci puntate H24 per poter continuamente produrre, non daranno mai un prodotto di qualità. Mangiate a prescindere. Cose non qualitative, che non hanno le sostanze che potrebbero avere se davvero io avessi una gallina, se io mi tenessi a casa una gallina che per natura fa le uova, a prescindere, potrebbe fare delle uova sicuramente con migliori. Ma lì basta chiedere a chi ha mangiato uova di allevamento che trovi al supermercato da chi le compra al contadino. Cioè è tutta un'altra cosa. Purtroppo, dopo tutto questo, anche gli allevatori vengono ovviamente presi dalla parte commerciale. Se tu vuoi lavorare, devi produrre Lui sta tanto dicendo, e io e la mia produrre tanto. famiglia preferiamo lasciarli al pascolo. La richiesta che ha la gente, lasciamo perdere la fine che fanno gli animali. Però la richiesta massiva di carne, è chiaro che queste realtà non le porta avanti, perché tutti vogliono mangiare la carne, il salume, questo, quell'altro, eccetera. E di conseguenza ci si trova con migliaia di animali, nel caso di quelli piccoli, o centinaia nel caso di quelli grandi, ammassati. E poi comunque, ripeto, il pascolo, che vadano al pascolo benissimo. A mio avviso ci vorrebbero semmai dei contributi per questa gente che mantiene anche il territorio in una determinata maniera, quelli che fanno vivere bene gli animali per mantenerli vivi, vivi. Sì, Ecco. e vivi anche con una vita dignitosa, perché poi è Certo. sempre anche quello discorso. Tanti, non, davvero, chi, io dico sempre, provate ad andare negli allevamenti, provate ad andare a vedere, ad avere a che fare con animali, perché il cane lo sappiamo tutti che ti scodinzola ed è affettuoso, ma lo può essere anche un maialino. Io ci ho Esatto. portato anche mia figlia, sul discorso vedevo prima una persona, ha chiesto, ha scritto della scuola e volevo puntualizzare anche questo, che in effetti il problema in Italia, perché io mi sono confrontata con altri paesi anche da questo punto di vista, a volte la scuola, la scelta per chi magari per i bambini che stanno a scuola, anche dalla scuola materna e quindi mangiano nella mensa della scuola, in alcune strutture ti fanno un po' di storie, ma non fanno mangiare magari la carne di maiale per chi ha una religione particolare. Non voglio fare polemica su questo, però No, quello ma che mi è infatti, ma è un dato successo di fatto, non è una è un polemica. dato di fatto. E magari chiedere il piatto di fagioli o la pasta e ceci sembra È una chiedere follia. il caviale È una cosa champagne. pazzesca. Ecco, io su questo mi sono impuntata. Impuntatevi, è nel vostro diritto di genitori di avere una dieta alternativa che può essere data non solo dalla scelta vegana etica, ma anche dalle intolleranze. Perché non è detto che anche oltre al latte ci siano anche altri alimenti che possano creare disturbi, dalla colite a problemi di gastrite, problemi ai reni, ce ne sono veramente da spaziare. E soprattutto, l'ho provato io sulla mia pelle. Ho conosciuto una ragazza che aveva il mio stesso problema, quello delle emicrania. Lei mangiava carne. Nel momento in cui ha soprattutto prosciutti, salami, quindi a parte gli insaccati, che è quella peggiore, nel momento in cui ha smesso, le sue crisi sono diminuite del 60%.
E non è poco, per chi ha problemi di questo genere è veramente Cavolo, una mano santa dal cielo, io non soffro perché di mal di testa, per purtroppo niente. noi tra l'altro siamo anche vincolati dai farmaci. Io questo lo dico perché poi non ci si può nascondere dietro un dito, anche se poi io ho provato, io ho cercato alternative naturali, le ho provate un po' tutte. Ci sono momenti in cui se stai male devi star male. Non è quando io sento genitori che vengono accusati e bambini, ma ho visto sul giornale che il bambino vegano è finito all'ospedale. Il bambino è finito all'ospedale perché i genitori non si sono informati bene su cosa dargli da mangiare, si sono messi in discussione. E si sono affidati a delle persone professioniste che hanno dato anche un aiuto nel capire di che cosa magari ha più bisogno un bambino rispetto a un adulto e hanno fatto il famoso piano alimentare di cui parlavamo prima. Ma tornando a mia figlia è una mia che sta benissimo, anzi non la si tiene, è piena di Quanti vita, anni ha? Ok. ha 12 anni. E 12 anni, ovviamente con lo sport, la parte diciamo del rispetto ad altre sue coetanee, ma tutto nella norma è molto rallentato lo Eh sviluppo, sì, è normale. e anche per il peso, perché comunque è molto magro, è magrolina, però muscolatura ne ha, lei si sente bene, io le do L'hai mai l'integrazione. veduta? Lei durante la sua vita? T'ha mai fatto domanda, cioè, le è mai venuta voglia di mangiare la carne? No, no, guarda, io sono stata molto anche, adesso vabbè, è anche un po' più grandicella, quindi ci si riesce a fare insomma, un ragionamento, si può porre giustamente delle domande anche lei e le ho anche spiegato da subito del perché io non mangiassi la carne. È troppo legata all'amore degli animali come me, del resto, e di riflesso, non lo so, però è libera. Cioè, io dico anche ai genitori che vogliono fare, l'imposizione non va mai bene. E io le ho detto, sai che se dovessi mangiare la carne potresti stare male, perché ovviamente il fisico fa quello, non perché la devo spaventare, ma per metterla anche un po' in guardia. Ma oggettivamente, se lei volesse un giorno dire no, vabbè, io scelgo di cambiare, mi dispiacerebbe, sono sincera, però ecco. Ah no, sì, ho Non capito. ne ha mai sentito la necessità e anche non è mai stata emarginata perché a volte c'è anche questo problema. Sì. Tanti bambini però Purtroppo c'è un vai discorso che secondo me compleanni. dipende anche dal carattere che hai. Cioè, diciamo che il predatore capisce qual è la preda migliore. Se una Quello persona ha sì. un carattere forte, è difficile che venga, che la gente cerchi di Certo, emarginarlo. sì, sicuramente. Purtroppo. Io ho trovato più bambini problematici, magari perché dice, ah, ma le festicciole, i compleanni, cosa fa, cosa mangia, cosa fa. Qualcosa da mangiare c'è sempre, cioè nel senso non è che ci sia, anche perché fortunatamente mi sono sempre circondata anche di gente intelligente nel momento in cui ho detto, mia figlia non mangia la carne, anche chi le invitava a cena, le amiche, così trovavano un'alternativa, Certo. cioè che davvero. Se uno non ha pretese, può essere la semplice pasta al Ma pomodoro, anche certo, ma guarda, la pasta al un riso in pomodoro. bianco, Cioè, cioè la che poi tra base. l'altro la pasta al pomodoro, che adesso no, la diciamo così come a dire, è un piatto che ci invidia tutto il mondo, la pasta al Esatto, pomodoro. cioè il pomodoro. Cioè la semplicità poi viene sempre ripagata. Io dicevo, ho trovato più persone che si sono lamentate perché facevano fatica con i bambini celiaci. Chi ha la celiachia purtroppo Eh sì, è gran una casino. cosa, è un casino, però non è certo una colpa, non è una scelta, non si sceglie di diventare celiaci, però ecco, lì magari può essere più problematico. C'è un interessante scambio tra una persona che appunto dice che nel momento in cui si allevano animali da reddito, alla fine uno li manda al mattatoio. Esatto. Quest'altra persona che risponde che io, e lo so, no? Perché ho parlato con diversi allevatori, personalmente non li macello, io li faccio salire sul camion perché sinceramente non ce la farei a ucciderli perché li ho cresciuti io. E dico, è questo il punto. Cioè, allora, l'allevatore, come il consumatore di carne, non vede quella parte lì, ma è quella parte lì il punto focale della Esatto, situazione. esatto. Cioè, io rivediamo tutte le nostre posizioni, cioè.
perché non si può appunto crescere una vita, magari aiutare la mucca a far nascere il vitello e un giorno caricarlo su un camion che lo porta a morire. Guarda, a me è venuto un brivido, giusto un po' di pelle d'oca, perché a me queste cose ancora adesso sono molto lontane. Sarà, ripeto, che io sono cresciuta comunque, ho avuto la fortuna veramente di questo, i miei nonni non ci sono più, ma erano due, per l'epoca, erano due animalisti, attivisti, hanno fatto sempre tante, tante lotte anche contro la vivisezione, che è un altro argomento davvero delicato e difficile. E ho sempre visto la normalità nel pensare di non Ma mangiare, sì, degli ma infatti, ma perché esseri. io volevo appunto, secondo me, permettermi di rispondere. Allora, loro dicono: ma allora perché non li mandi a, cioè, li mandi a morire, eccetera, eccetera, e quello è tradimento nei confronti dell'animale, lo mandi semplicemente dal boia. Allora, io credo che ci sono queste persone che non vedono un'alternativa. Ecco, io però conosco, c'è una persona che abita a Cavour, che ha una pagina che si chiama, lo scriverò, adesso te lo scrivo in privato. Lui è un ex allevatore, lui vende il letame di questi animali, la storia di questa persona che aveva mucche, manze e manzi da carne, mi sembra, e a un certo punto però